Bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. Nello scorso episodio ho catturato il leggendario Pokémon Heatran. In questo episodio voglio fare un po' di cose. Ehi, salve, sto facendo il giro di Hoenn in bicicletta. Anche tu ne hai una? Ah, una bicicletta di Clelio, che bella. Vorrei comprarmene una anch'io. Bene, dopo aver parlato con questo NPC, dovete avere o la bici da corsa o la bici da cross, giusto? E fino a qua ci siamo. Ora, io ho la bici da corsa, quindi farò prima questo pezzo. Sapete però che quello che sto per fare io può essere fatto in qualunque ordine. Basta che parlate con il ciclista, ok? Allora, come dovreste sapere, con la bici da corsa si possono oltrepassare queste discese sabbiose. Quindi saliamo su, evitiamo allenatori strani. E non si può andare, quindi bisogna per forza entrarci dal deserto. Strano, mi ricordavo che questa strada era collegata al deserto. Forse solo nei giochi originali. A quanto pare sì. Allora, deserto. Si sale e parlando con questa streghetta. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Hai usato un potere misterioso, come me? Ah, una bici da corsa dici? Niente poteri misteriosi? Forse dovrei provare anch'io. Fatto questo, dobbiamo andare da un'altra parte. Allora, prima di tutto ci serve la bici da cross, perché abbiamo già sfruttato le qualità, diciamo così, della bici da corsa. Quindi andiamo da Clelio. Miau. Carissimo Clelio, dammi l'altra bicicletta. Appena riesco ad raggiungerti, ovviamente. Sì, bla 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 bla, voglio la cross. Vai, dammi la bici da cross. Yeah. E adesso, dovete avere un Pokémon con Surf e Cascata. Non credo che Milotic abbia Cascata, infatti glielo devo insegnare. È una cosa molto brutta però, perché sto utilizzando Milotic solamente come mezzo di trasporto acquatico. Infatti se notate ha Surf, Sub, adesso Cascata e ripresa. Quindi, mi dispiace Noregami, però mi serve così, che ci posso fare? Ok, magari mi sa che... sì, Cascata non ci servirà più. La cosa molto bella, però. Ah, quanto è lenta la bici da cross. Allora, si vola. No, fermati, 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 fermati. Ok. Pokémon. Nosferatu, vola. Al percorso 119, infatti. No, e io sono andato al 120. Ah, questa, amici miei, è la maledizione del Let's Play. Quando volete andare da una parte, il cursore si sposterà da un'altra parte. Quando vorrete catturare un Pokémon ci metterete 5 anni. Quando non volete catturarne uno lo troverete sempre. Così funziona la maledizione, bene o male. E con tutti i giochi, eh. Adesso stavo parlando di Pokémon tanto per, però se notate anche in faccio un esempio, Kingdom Hearts, ci ho messo una vita a prendere tutti i materiali rari per craftare, scusatemi, per sintetizzare l'ultima weapon. Ok. Ignoriamo questo fatto. Allora, con la bici da cross, che mamma mia quanto è lenta, si possono fare dei saltelli. Dovreste già saperlo, già l'ho fatto vedere. Però, non sono mai salito su questa cascata. Ed è qui che bisogna andare adesso. Via. Tentacle, sì, era un tentacle. E cascata. Ok, perfetto. Tanto per dire, qui c'è un Keglion, giusto? Sì. Usiamo il demoscopio e... E ecco qui, Keglion. Se non erro ci attacca, vero? Sì. Tanto se non sei shiny, non ti catturo. Quindi... appunto, ciao. Non voglio neanche metterti KO, fugo direttamente perché non ho tempo. Allora, fuga! Sono un tipo molto fugace. Ah, che brutta battuta. Allora, bici da cross. Ricordate che si possono fare questi saltelli? Beh, si possono fare. Come si fanno? Allora, faccio un esempio. Sto guardando verso il basso, verso sinistra, con la pulsantiera di comando, e clicco B. Questo è il saltello. Era molto più complesso da fare nei giochi originali, tanto per dire. E qui c'è un MT. L'MT di acrobazia. Mamma mia, acrobazia è molto buona come mossa. Il nostro Nosferatu ce l'ha. L'ha imparata per livello, però, non tramite MT. Allora, jump, jump. E qui c'è un avicoltore. Bel salto, incredibile cosa si riesce a fare con una bici. Bene, fatto questo, posso passare. Posso. Ok, perfetto. Qui c'è una caramella rara. Quindi se volete una caramella rara è qui. Perfetto. Adesso metto un attimo, cioè uso un attimo il flauteone perché voglio vedere se c'è l'isola Arco di Luna.
Sarebbe un miracolo perché è molto rara, però. Mega Evolution. Allora, ci sei? Vediamo, da lontano. E non c'è, bene. Adesso dobbiamo tornare a Ciclamipoli, quindi vai. Eccoci qua. Dunque, carissimo Clelio, abbiamo sponsorizzato le tue biciclette un po' dappertutto. Quindi, per aver fatto questo, esigo qualcosa in cambio. Ah, eccoti qua, ti aspettavo, lo sai? Nel vederti sfrecciare per tutta Hoenn in sella alle mie bici, molti sono rimasti colpiti. Mi hai fatto guadagnare un sacco di clienti e gli affari vanno a gonfie vele. Voglio ringraziarti, ti regalo un'altra bici e otterremo anche la bici da corsa. Quindi, addio Clelio, non verrò più a parlarti. Ah, che bello. Adesso la cosa più bella è che si possono equipaggiare entrambe, quindi bene o male togliamo il ricerca strumenti perché ormai abbiamo preso tutti gli strumenti che ci servono. E bici la corsa, assegna. Quindi al pulsante Y sono legate bici la corsa e bici la cross. E ci sta il citofono che suona ovviamente. Lasciatelo perdere per favore. Allora, finalmente adesso possiamo andare a prendere le ultime MT che non ho preso alla zona safari quando sono andato alla zona safari. Perché? Perché non potevamo prenderle, ci serviva appunto. Ci servivano appunto entrambe le biciclette. Quindi volano sferato! Miau. Vi ho già detto quanto odio la zona safari di questo gioco, vero? Sì, la odio ancora, non preoccupatevi. Allora, adesso uso subito dei super repellenti, altrimenti qua ci mettiamo una vita. Super repellenti... Eccoli qua. Perché non voglio incontrare Pokémon selvatici. Non è un minigioco questo. Allora, se non erro serve prima quella da corsa per prendere uno strumento e poi un'altra per prenderne un altro. Ah, era Pikachu, ho sentito il verso. Pikachu! Oh, ah, questa è quella da cross, scusate. Questa è quella da corsa. Allora, lì c'è un Absolite, ricordate? Adesso la andrò a prendere, non preoccupatevi. Però prima... voglio prendere... ho sbagliato strada, sì. Voglio prendere un altro strumento che non ho preso l'ultima volta. Eccolo là, l'Absolita. Adesso andrò a prenderla, non preoccupatevi. Allora, so per certo che una di queste due MT è Energy Palla. E mi serve Energy Palla perché... sì. Perché la voglio dare a un... voglio farla imparare a un membro della mia squadra. Anche competitiva, tra parentesi. Ecco qua. Però questa non è questa non è Energy Palla. Questa è... Sprizza lampo, ah, pure questa è molto utile. Mossa di tipo elettro che dà un recoil damage, se possiamo dirlo così. Allora, adesso devo tornare in bici la corsa, sì. Dove devo surfare? Perché c'è un altro punto in cui bisogna fare l'opposto. Ossia, prima usare quella da cross e poi usare quella da corsa. Se non erro è letteralmente nella parte opposta del circuito, chiamiamolo così. Quindi qui, giù, no, è sbagliata la strada. Mi sono sbagliato come prima. Adesso, se non erro, qui sotto si prende l'Absolite, quindi fatemela andare a prendere così evitiamo problemi dopo. Ecco qua. Saltella. Ok, perfetto. Quindi, jump. No, fermati, fermati. Jump, jump. E qui c'è la bellissima... Absolite! Perfetto. Allora... detto questo prendiamo anche Energy Palla così. Poi gioco. Ah, questo è l'unico problema delle biciclette. Vedete, anche se uso la pulsantiera di comando più, meno male, io la chiamo così, non riesco a mettermi in linea con questi binari, se possiamo dirlo così. Quindi sì, è un po' rompiscatole come cosa. Però pazienza, dai. C'è qualcuno nel Navidex, chi è? È lontano? Ok, non è qui, perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare a prendere... sì, dobbiamo andare a prendere Energy Palla. Poi abbiamo quasi finito il video, non preoccupatevi. Allora, Pikachu, ti ignorerò completamente. Se non erro bisogna andare qui, vero, per Energy Palla? Credo e spero. Oi? Spero di sì. Vediamo. Allora, è sotto, vero? Ti prego, dimmi che non sto sbagliando strada, altrimenti è un problema per me. Perché non voglio fare questo video troppo lungo. Inoltre c'è un'altra cosa secondaria che voglio fare prima di concludere. E ok, siamo arrivati. Oi? Perfetto. Surf! Allora, giù.
E qui c'è Energy Palla, quindi bici la corsa. E Energy Palla, perfetto. Tarapapà. Ok, adesso usiamo Crobat per volare da qualche parte. Nosferatu vola verso Ciglamare. Perché? Adesso lo vedrete. Come vi ho già infatti preannunciato nella parte di Lugia, c'è un altro Pokémon che si può catturare qui a Ciglamare. E adesso andremo a catturarlo, quindi... Sì. Allora, posso usare le bici? No, non si possono usare biciclette su navi barra piattaforme strane piene di... non è muschio. Ruggine? Credo che sia ruggine. Sì, altro repellente. Anche... No, giusto, qua non servono i repellenti. Duh. Allora, adesso dobbiamo usare sub. Quindi ho fatto bene a dare... MT e strumenti strani a... Cioè MT a Nuregami. È un problema però, già l'ho detto. A me non piace tenere i Pokémon che hanno tutte queste MT. Per questo esistono i Linun, per esempio. Però non ci posso fare nulla. Ho la squadra completa, perché dovevo cambiare un Pokémon per forza? Tra parentesi... tra parentesi, se scendete qui sotto, dovrebbe esserci ancora l'anello, vero? Sì, c'è ancora l'anello. Già ve ne ho parlato nella parte di Heatran, se non erro, quindi è inutile dirlo un'altra volta. E poi basta. Quindi risaliamo in superficie. Sì. E adesso entriamo in questa cabina, che non conteneva niente, ricordate? Ti senti osservato. Nel mobile c'è un dossier tutto sporco, nella cartellina è inserito anche un foglio stracciato. Lettera di scuse. Io, cos... No, il re... Ok, io... Cosmi, credo? Cosmo? Cos qualcosa? Cos? Sono il responsabile dello smarrimento della roccia anima donata... Da... Ca... Dalla cava Mineropoli, ok. Il resto è leggibile. Ti senti osservato? Ma... Controlliamo un attimo i nostri Pokémon prima di proseguire. Ok, Leorio è primo, quindi... va bene così. Oh! Ed ecco qui... È apparso uno Spiritomb selvatico. Vai, Leorio! Allora... Spiritomb. Ha lo stesso tipo di Sableye, quindi tutte le mosse normali e psico non hanno effetto. E quindi, sfortunatamente per me, non posso usare falso finale. Metapino. Allora, vediamo un po' cos'altro fare. Se non erro, tu hai ancora Flash, vero? Sì. Allora, la mossa più debole che ho. Nosferatu con... Morso, non ce l'ha morso. Asbel, no, gli fa troppo danno. Rao, mi sa, sì. Rao con Nero Pulsar non dovrebbe buttarlo giù. Per quello che ne so. Comunque, Spiritomb, composto da 108 spiriti, se non erro, era un Pokémon molto difficile da trovare. Oh! Ok. Va bene, niente Spiritomb. Me lo farò scambiare. Allora, Spiritomb, a quanto pare a Memento, quindi avrei dovuto provare a catturarlo prima. Dannazione. Ok, comunque sappiate che lì c'è uno Spiritomb e non si può ricatturare, quindi adesso se clicco qui un'altra volta il dossier è sporco. Bene. Ecco, stavo parlando dell'altra volta del... Vedete, adesso non c'è più. Stavo parlando l'altra volta del Pokémon di tipo spettro con maledizione, ma anche un Pokémon di tipo con qualunque mossa che ha... Di qualunque tipo che ha Memento e un rompiscatole. Bene, mi farò scambiare Spiritomb. Ah, io lo volevo catturare però. Pazienza, pazienza. Allora, Spiritomb comunque, come ho già detto, tipo di Sableye, quindi nessuna mossa super efficace se non il tipo folletto. Ed era uno dei due Pokémon, meno male, incluso Sableye, che fino alla quinta generazione non aveva debolezze. Impara varie mosse e viene usato poco però nel competitivo, quindi sì, pazienza. Allora, nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha, oltre ad aver fatto il fail dello Spiritomb che usa Memento... Quanto odio Spiritomb, adesso in poi odierò Spiritomb a vita. Noi ci rivediamo nella... No. Noi ci rivediamo nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha con... Sì, altri leggendari, quindi questa parte sarà un po' di stacco, bene o male.
See you next time!